ancora una volta diciamo abbiamo la città, non è la prima volta dopo i Global Games, che anche è stato un evento importante che è rimasto negli occhi dei liguri, dei genovesi. Stavolta abbiamo allargato a tutta la regione, quindi diciamo che Genova e Savona ci sono state molto vicine anche attraverso le proprie partecipate. La regione Liguria è stata eccezionale in questo, insomma è stato un lavoro di squadra fino ad oggi. Adesso vedremo che sia ancora di squadra fino al 15. Io invito, approfitto della vostra presenza, invito tutta la popolazione ad essere presente in piazza dei Ferrari il giorno 11 alle 10.30, perché comunque accoglieremo tutti le 26 nazioni con i loro atleti, e questo è un messaggio che secondo me deve essere un messaggio che deve andare oltre lo sport, è un messaggio di civiltà. Ricordiamoci che, come ha detto il presidente Pancalli, noi siamo un pezzo di welfare del paese, e questo ci inorgoglisce, devo dire. E avere dei ragazzini disabili fisici, intellettivo relazionali, non vedenti dell'età dai 13 ai 21 anni, per noi è un passaggio estremamente importante per veicolare questi messaggi. Un ringraziamento da parte tua è andato a quella che è la tua squadra, insomma tantissimi volontari che stanno operando davvero con un impegno encomiabile. Sì, decisamente, sono 18 mesi che girano nei nostri uffici, quindi sono motivatissimi, non escono dalle stanze, dagli uffici, lavorano anche di notte, sono ragazzi che sono stati molto coinvolti e devo dire con una sensibilità estrema, hanno capito qual era veramente il messaggio che volevamo lanciare. Ecco, questa è cultura, questa è fare inclusione anche al contrario, nel senso, quindi di questo dobbiamo essere fieri, e dobbiamo ringraziare tutte le istituzioni scolastiche di questa regione che hanno collaborato all'evento. È una grande manifestazione che evidenzia ancora una volta quella che è la mission del mondo paralimpico, ovvero sia tentare di cambiare la percezione della disabilità nella società civile attraverso lo strumento dello sport. Un evento a cui si prepara anche la nazionale italiana, ci può anticipare qualcosa sugli atleti che vedremo in gara? Intanto 4 sono genovesi e liguri, ci fa piacere. Ma vabbè, considerate che è un evento che è dedicato ai giovani, per cui sono tutti quelli che io definisco cuccioli della famiglia paralimpica italiana, che mi auguro possano fare, come dire, un'esperienza positiva sotto il profilo tecnico-agonistico, perché pur sempre sono delle gare, ma nello stesso tempo coltivare quest'amore per lo sport che stanno in qualche modo portando avanti. L'impegno del comitato organizzatore aveva già dato importanti garanzie per i Global Games, siamo sulla stessa linea. Beh, devo dire che la scelta di Genova, anche grazie alla fiducia che ci è stata accordata dal Comitato Paralimpico Europeo nell'assegnarci questi Youth Games, deriva proprio dalle capacità organizzative che si sono dimostrate con i Global Games, e ogni qualvolta abbiamo ospitato in Italia, qui a Genova, degli eventi sportivi. Poi a questo si aggiunga il sostegno che abbiamo ricevuto dagli enti locali, Regione, Comune, Genova, Savona, insomma sicuramente è un mix di ingredienti che mi auguro possa fare di questo evento un grande evento. Sarà una settimana importante per la Liguria, sarà una settimana importante per Genova e Savona che li ospitano, sicuramente un bel momento di sport, ma io credo che il messaggio principale sia il messaggio che daranno i ragazzi, gli atleti, che ogni sfida con impegno può essere vinta, e quanto è importante lo sport in termini di welfare, di inclusione sociale, di fare squadra molto banalmente per migliorare le condizioni di vita di tutto il paese nostro e dei singoli con questo. Quindi credo che sarà un grande momento che ospitiamo con grande orgoglio, anche un po' di emozione, aspettandoci una settimana di gare belle, impegnative, ma soprattutto una grande settimana di solidarietà e di sport. Genova è un grande orgoglio, parliamo di più di 800 atleti, 27 nazioni, è una cosa positiva, è una cosa che ci dà anche l'immagine della nuova Genova, di quello che vuole essere Genova proiettata nel futuro, è proiettata anche in un ambiente dove le persone riescono tutti quanti a vivere e raggiungere i loro obiettivi. Si sente la grande attesa anche a Palazzo Tursi? Si sente l'attesa, certo, noi siamo molto ben contenti di ospitare questo e di fare in modo che ci sia una grande ricaduta sulla città. Genova può lasciare così un grande messaggio dal punto di vista dell'integrazione? Assolutamente sì, più integrazione chiamerei anche inclusione, l'inclusione di tutte le persone nell'avere la possibilità di poter arrivare a raggiungere i propri obiettivi.
Credo che la presentazione di oggi sia il frutto di un grande gioco di squadra. Le istituzioni sono presenti e hanno lavorato insieme, quindi Regione Liguria, Comune di Genova e Comune di Savona. Alla base della nostra partecipazione a questo sostegno ai Giochi Paralimpici, che è stato un sostegno importante anche dal punto di vista finanziario per Regione Liguria, c'è un accordo di programma, che è un accordo fatto con gli altri comuni. Senza gli altri comuni non saremmo qui oggi, e quindi credo che far vedere il gioco di squadra quando si parla di sport sia importante, tanto più se si parla poi di sport che non è soltanto sport, ma che ovviamente diventa un momento per dare messaggi e per far capire che si possono accettare anche sfide alte, che sono quelle che faranno gli atleti paralimpici che arriveranno a Genova dal 9 al 15 ottobre. Genova e Liguria capitale della sfida, del pensare in grande e dell'accettare anche sfide alte, sfide importanti. Credo che il momento bello sarà quello dell'incontro tra i giovani atleti che arriveranno con i nostri studenti, con gli studenti liguri, e quindi questa fusione credo che sia sicuramente un bel momento di integrazione. Credo che dalla presentazione di oggi, dalle parole di tutti i presidenti che sono intervenuti, dal presidente Pancalli in primis, ma da tutti coloro che sono intervenuti, il messaggio è quello dell'importanza della integrazione, dello sport come valore di integrazione e della sfida vera che queste giornate avranno, che non saranno giornate di compassione ma di comprensione, come ha detto giustamente Pancalli. Ma perché lo siano appieno, poi bisogna andare avanti anche con le azioni amministrative, quindi è bello l'evento, è bella l'accoglienza, è bello esserci, è bello dare segnali, poi però bisogna avere anche delle iniziative concrete. Io penso di poter dire anche con gioia oggi che il percorso fatto insieme al Comitato Paralimpico non è stato soltanto per organizzare gli EPIG, ma è stato anche per elaborare dei bandi che venissero incontro al mondo sportivo che assiste gli atleti disabili, e poter dire che l'ultimo bando che abbiamo fatto a sportello come Regione Liguria, con 500.000 euro di fondo rotativo stanziati da questa giunta regionale per le società dilettantistiche, è andato a buon fine, perché abbiamo avuto di fatto pari richieste rispetto a quello che il fondo ha messo a disposizione. Vuol dire che abbiamo visto giusto, ma perché ci abbiamo visto insieme, perché abbiamo ragionato col Comitato Paralimpico e tutte le domande arrivate saranno di fatto esaudite. E credo, ovviamente salvo una fase istruttoria di legittimità degli atti, però credo che sia un segnale importante, perché questo vuol dire che tutti gli interventi di abbattimento delle barriere negli, diciamo, centri sportivi verranno fatti, e qui stiamo parlando di abbattimento delle barriere in senso lato, le barriere fisiche, le barriere architettoniche degli impianti sportivi, le barriere concettuali per le quali ovviamente questi Giochi Paralimpici saranno una tappa fondamentale. Ma come Genova siamo orgogliosi di ospitare l'evento più importante a livello europeo dopo le Olimpiadi di Rio, è l'appuntamento più atteso dal mondo paralimpico e lo ospitiamo a Genova all'interno dei nostri impianti, e non solo, all'interno forse della cornice più bella della nostra città, il nostro mare. Tanti atleti provenienti da molti paesi, circa 26 nazioni parteciperanno. Sarà un momento di grande sport e i temi che sono stati sollevati oggi sono tutti importanti, ma io voglio focalizzare proprio il tema proprio sullo sport. Sono grandi professionisti che faranno, insomma, grandi risultati e grandissimi tempi.